no, ma ha una sua caratterizzazione, una sua specificità, una sua, un suo messaggio da dare alla città. È una festa un po' strana, perché certe volte capita il giorno feriale, quindi magari è anche difficile organizzare, trovare i momenti giusti per coinvolgere la città. Però questa volta siamo anche fortunati, perché capita di domenica, quindi tutto coincide perfettamente. Ecco, io credo che nel momento un po' clou di questa giornata, nel momento in cui si conclude, in cui c'è la sera, i fori imperiali, e concordo con quello che ha detto Gasperini, il palco sarà fuori imperiali, non sentiamo le storie, le burocrazie di turno, ci vengono a dire qualche cosa. In quel momento è il momento un po' in cui ci si raccoglie, in cui si parla dell'identità di Roma. Io mi ricordo che prima della gara di Roma proiettavamo sui monumenti dei filmati che rievocavano un po' tutta la storia di Roma, dalle antichità ai giorni nostri, con tutti i dati drammatici di questa storia. Questa volta dedichiamo quella serata a Franco Califano. E la dedichiamo a una persona che ha rappresentato un po' il cuore di Roma, l'anima di Roma, in maniera suggestiva, in maniera anche in certi momenti drammatici, difficili, non c'è dubbio, però l'ha rappresentata con un grande coinvolgimento. Io sono rimasto molto impressionato sia quando durante il mandato ho avuto modo di incontrare Franco Califano, di parlarci, di scambiare idee, di avere anche pacche sulla spalla, di incoraggiamento, e poi adesso soprattutto nella camera ardente e poi durante i funerali sono rimasto impressionato da questo affetto spontaneo, incondizionato, cioè qualcosa proprio di elementare, una specie di corrente profonda che quasi non ha una struttura precisa, perché coinvolge persone completamente diverse dalla nostra città. È tutto legato al fatto di una consapevolezza di una profonda umanità, di una profonda autenticità della persona. Ci sono tante persone che amano Califano che magari avrebbero tante cose da contestare rispetto ai valori, agli stili di vita, altre cose, però l'affetto, il legame, questa corrente spontanea è più forte di ogni cosa, e io veramente ho visto dappertutto un grande sentimento di rispetto, di amicizia, di affetto, di rimpianto per Califano, che è stato veramente a 360 gradi. Negli ultimi tempi, mai come attorno alla morte di Califano, la nostra città è stata unita. Qualsiasi colore politico, qualsiasi colore dal punto di vista culturale, di atteggiamento, di approccio, hanno reso omaggio a questa persona. E io credo che sia giusto, perché quello che ho voluto vedere di Franco, ho visto veramente proprio una volontà di cercare le cose vere, le cose profonde, non fermarsi a nessun beneficio, a qualcosa di trasmettere, qualcosa di realmente profondo. L'ho sentito, l'ho visto, l'ho compreso in tutti gli incontri che ho avuto con lui. Quindi bene che il Natale di Roma si concluda così.